Mentre visiteremo Corfù, tracceremo il profilo dell'imperatrice d'Austria, una nuova Sissi, Elisabetta di Baviera, donna bella e infelice, poco incline al rispetto delle regole e poco innamorata di Francesco Giuseppe. La ricostruzione storica sulla vita personale e politica di questa icona sarà arricchita, come ben sapete, dalla realizzazione di alcuni miei lavori. Alla fine del video non mancherà una sorpresa. Osserviamo come artisti i punti di oggi. Vediamoli insieme. Chi era la vera imperatrice d'Austria? Innanzitutto prendiamo con le pinze le versioni romanzate e sdolcinate di alcuni film per umanizzare il mito di Sissi, un mito immortalato nel tempo grazie alle tante biografie dedicate all'imperatrice. Nella realtà era, invece, una donna che voleva opporsi ai pragmatismi di corte. Soffrì di continui esaurimenti nervosi che la resero scortese ed egocentrica, ma con un ottimo gusto in fatto di moda. Secondo alcuni studi, il grande amore per Francesco Giuseppe naufragò dopo pochi anni. Ma è vero che trovò un amante al marito, una famosa attrice dell'epoca, mentre lei viaggiava per tutta l'Europa? Se ne dicono tante, bisogna precisare che è stata l'unica donna a stregare il cuore del marito. Per la miniatura di YouTube ho pensato questa immagine, elaborandola con la tavoletta grafica. Vedete il ritratto della bellissima attrice Romy Schneider realizzato con il tratteggio, avvolta da un contorno decorativo. Secondo punto, la Corfù di Sissi è dell'UNESCO. Su Elisabetta forse è stato detto tutto. E di più! Ecco perché oggi abbiamo pensato di fare un viaggio a Corfù. Ammiriamo insieme il centro storico e la villa di Sissi, chiamata Achilleion, ispirata ai miti greci, per scoprire perché la principessa lasciò Vienna per Corfù. Wow! Corfù è un'isola greca lunga solo 64 km, con un vasto patrimonio sia naturalistico che culturale. È stata veneziana, francese, inglese e infine greca dal 1944. Bastano pochi minuti sull'isola per capire perché Sissi, l'imperatrice Elisabetta d'Austria, la preferì al lusso e agli obblighi di corte. Scopriamo la sua passione per la mitologia greca nell'Achilleion, villa in stile neoclassico, ispirata appunto al suo eroe preferito. È impossibile non immaginarla allestita per un gran ballo. Interessante pensare a questo patrimonio dell'umanità UNESCO fatto di strade acciottolate, edifici bizantini e antiche botteghe artigiane. Affascinata dalla bellezza di questa villa, ho pensato di immortalare una scultura molto espressiva con gli acquerelli e l'inchiostro di china. Qui e ora vi starete domandando: ma con Francesco Giuseppe è stato vero amore? Diversi film si soffermano molto sul rapporto amoroso tra Sissi e il marito, innamorati al primo sguardo. Lui è stato sedotto dai suoi modi poco regali e lei ammaliata dalla profondità del suo sguardo. Storicamente le cose non sono andate proprio così. Ma è vero che Sissi, prima di conoscere Francesco Giuseppe, era stata innamorata di un'altra persona? L'ho sentito anch'io, sembra però che sia venuta a mancare. Quanto è leggenda e quanto è storia? Sissi, subito dopo, sembra essere stata costretta a sposare Francesco Giuseppe, un uomo poco affettuoso che pensava solo agli affari di Stato, con una mentalità troppo ristretta e nella vita di coppia si sentiva quindi in trappola. Infatti, a corte era costretta a vivere lontano dai suoi affetti familiari. Non è da sottovalutare il dopo, la morte del figlio e perché no anche chi ha assassinato, accoltellato la principessa Sissi all'età circa di 60 anni. Voi che ne dite? Sappiamo solo che era un anarchico italiano, un certo Luigi Lucchini o Lucchini.
Ora riprendiamo il filo del discorso e facciamo un passo indietro. Elisabetta è cresciuta libera da vincoli sociali. Il padre, che discendeva da un ramo collaterale dei duchi in Baviera, ha sempre professato un'educazione poco incline al rispetto delle regole. Tutto ciò ha creato molti attriti in famiglia. La madre di Sissi, sorella di Sofia, che a sua volta era la madre di Francesco Giuseppe, era invece una persona dai sani principi, che ricorreva solo all'appagamento sociale. La giovane imperatrice, cresciuta tra l'incudine e il martello, si è formata seguendo gli insegnamenti del padre e ignorando il buon costume della madre. Stiamo parlando, però, di una ragazza di 15 anni circa, forse troppo giovane per essere un'imperatrice. Era un dato di fatto che Elisabetta non amasse la condizione di aristocratica in cui viveva, ma in pochi sono a conoscenza della sua contrarietà alle politiche di Vienna e alla visione di Francesco Giuseppe. Descriveva sui suoi diari, oltre a scrivere poesie, il popolo come gente oppressa da un ordine stabilito, detestando le ricchezze e i piaceri offerti dall'Europa. Ultimo punto di oggi, una sovrana che cercava la sua identità. È una sovrana che ha a cuore il popolo, che si batte per il suo regno, anche se poi lo delude, che affronta il suo ruolo a corte come donna rivendicando il posto d'onore. Abbiamo di fronte una donna audace, la figura di una regnante che, nelle pratiche di Stato, sembra quasi più perspicace del marito. Elisabetta, nella sua timidezza e malinconia, nascondeva molto bene le sue debolezze. In realtà, secondo alcuni diari, era una donna molto tormentata, che si domandava spesso se fosse adatta per il ruolo di imperatrice. È grazie ai suoi diari che si tratteggia l'immagine di una Sissi bella ma inquieta, tormentata dai sensi di colpa, che desiderava fuggire da Vienna e seguire la sua missione di essere solo una madre per i suoi figli. Durante tutto il suo regno ha continuato a cercare una propria identità e una propria serenità, per tentare di mettere a tacere l'inquietudine che si portava dentro. Il suo dramma era quello di non sentirsi realizzata e di convivere con una grande solitudine interiore. Per questo si dedicò alla scrittura, alla lettura e alla cura del suo corpo. L'ossessione di Elisabetta, come è noto, era il suo corpo, soprattutto i capelli. Dotata di una lunghissima chioma, trascorreva ore e ore in compagnia della sua acconciatrice. Ma è vero che non rinunciava mai al latte fresco e durante i viaggi di stato voleva che le mucche e le capre partissero insieme a lei? Prima di salutarvi, curiosità. Freud era a Trieste con la moglie il giorno che uccisero l'imperatrice Sissi. Trieste, la sera del 10 settembre 1898. Un sabato qualunque. E anche se per qualcuno è difficile, viva la vita. Ciao, alla prossima. Come? È la sorpresa? Eccola, hai ragione, il puzzle finalmente è finito. Viva la Grecia!